si è ricordato sabato scorso il 69esimo anniversario della fucilazione per mano dei nazifascisti di Franco Martelli Ferrini, comandante partigiano e responsabile militare della Brigata Unificata Ippolito Nievo di Pianura. Sul luogo della memoria, con i familiari di Franco Martelli Ferrini, era presente anche il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. Credo che ci debba ricordare i valori che lui ci ha trasmesso, che sono il coraggio, la coerenza con le proprie idee, la fedeltà al nostro paese, il fatto che attraverso eroi come lui abbiamo la libertà di cui tutti oggi godiamo. Beh, sono quei valori che soprattutto in questo momento dobbiamo costantemente ricordare, proprio per far fronte alla crisi del nostro paese e venirne fuori. Che Franco Martelli quindi ci sia d'insegnamento, il prossimo anno saranno 70 anni, sarà bene ricordarlo con una certa enfasi, sottolineando quanto sia stato importante per noi e per Pordenone. A Franco Martelli per Pordenone ha un legame particolare, è un nome tutelare, un patrimonio morale, perché non era di questo territorio, neanche di questa città, ma ha voluto partecipare proprio come scelta alla resistenza e per Pordenone e per la città, quando è stato poi con una delazione arrestato, ha dato la sua vita. Ha voluto lui comandare il plotone d'esecuzione, non ha voluto essere bendato, ha dato la mano al comandante tedesco che gli diceva ma lei porta rancore, dice no, lei è un militare, ed è caduto gridando viva l'Italia libera.